Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi di un centro di eccellenza della sanità lombarda che Maroni ha deciso di chiudere. Stiamo parlando e parliamo del centro di farmacovigilanza regionale, che è un centro che serve per raccogliere i dati, le segnalazioni di reazioni avverse da farmaco da parte degli utenti, da parte dei medici e dei professionisti della sanità e anche per diffondere le notizie che l'AIFA e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà in merito all'utilizzo di farmaci per una corretta somministrazione alle strutture ospedaliere e agli operatori sanitari che somministrano questi farmaci. Il Centro Regionale Lombardo è un centro che tratta circa un terzo di tutte le segnalazioni a livello nazionale, ha prodotto decine e decine di dossier trasmessi sia all'AIFA che all'Organizzazione Mondiale della Sanità e già l'anno scorso Maroni ha dato prova di volerlo smantellare. Avevamo 12 ottimi specialisti che conoscevano bene la materia, che formavano anche il personale sanitario all'interno delle strutture. Oggi la struttura è stata ridotta ad una sola persona. I numeri ci dicono subito che nel passaggio dal 2014 al 2015, da 12 persone a una, si sono già ridotte di un terzo le segnalazioni che erano nel 2014 1850 ogni milione di abitanti. Maroni sta facendo un grosso favore alle lobby perché meno segnalazioni ci sono, meno i dati vengono raccolti e studiati in modo corretto, meno sarà possibile intervenire su una corretta somministrazione e meno sarà possibile costringere le case farmaceutiche a ritirare i farmaci che creano reazioni avverse e a sovvenzionare e a risarcire i cittadini che hanno subito dei danni dalla somministrazione errata di farmaci o farmaci che non erano testati in modo corretto. Le lobby del farmaco hanno un'influenza non indifferente sul governo di questa regione. Noi siamo qua per tutelare i cittadini, per tutelare i malati e abbiamo fatto un'interrogazione molto dettagliata a Maroni che trovate anche in allegato a questo post. Chiediamo a Maroni perché un centro di eccellenza come questo, invece di portarlo in palmo di mano e chiedere di replicarlo in altre regioni, sia stato ridotto al lumicino. Vogliamo anche sapere perché, nonostante una delibera di giunta stanzi dei fondi fino al 31/12/2018 per il mantenimento della struttura così com'era, sia stata ridotta al lumicino con un solo operatore al servizio. Chiediamo perché Maroni e la sua giunta, invece di tutelare i malati, gli operatori sanitari e i cittadini che gli pagano sull'autostipendio, decide di tutelare le lobby del farmaco riducendo al minimo le segnalazioni e di conseguenza non obbligando a ritirare dei farmaci che possono essere dannosi per la salute dei cittadini, come invece è capitato nei numerosi casi segnalati dal centro fino ad oggi.